Quanto è importante parlare di bullismo ai ragazzi oggi? Beh, è necessario parlare di bullismo, è necessario parlare delle tante problematiche che i giovani si trovano ad affrontare, è giusto riflettere assieme e confrontarsi. Una lezione per vincere il bullismo? Per conoscerlo, per aumentare la consapevolezza, per combatterlo, contrastarlo. Oggi sono qui per raccontare la mia storia. Le storie magari non possono cambiare da un momento all'altro le persone, però possono portare delle domande nuove, che fa bene. Questo sì. Qual è la chiave per intraprendere un percorso di cambiamento? Beh, innanzitutto avere fiducia in se stessi e fidarsi degli altri, questo è fondamentale. È una iniziativa che stiamo portando avanti nell'ambito dell'incontro con l'autore, ma che abbiamo voluto collocare nella settimana che ricorda l'anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, perché crediamo che l'educazione e la formazione dei giovani studenti sia un diritto imprescindibile degli uomini. Collegato all'educazione, chiaramente ci sono diverse tematiche che vanno attenzionate soprattutto in una fascia di età come quella dei nostri studenti. Il bullismo è una di queste. Abbiamo approfittato della lettura di Ero un bullo per sottolineare quanto questo fenomeno vada attenzionato, quanto bisogna stare dalla parte della cosiddetta vittima, ma è anche giusto cercare di redimere in qualche modo il bullo, dandogli, diciamo, quella visione di futuro che lascia i ragazzi camminare verso un progetto di vita sano e non deviato o malato come quello dei bulli. Professoressa Gozzino, oggi l'incontro con l'autore, col protagonista del volume Ero un bullo, è una tappa che arriva a conclusione di un percorso che ha fatto con i suoi studenti. Sì, un percorso di lettura, perché i ragazzi devono essere guidati a conquistare e a riconquistare il gusto della parola, che si può affinare soltanto con l'esercizio della lettura. Chiaramente di letture scelte, adatte a loro, che possano risvegliare il piacere di leggere e soprattutto di acquisire una sorta di mestiere, un mestiere faticoso ma affascinante, che è quello del lettore.